Siamo in una situazione un po' paradossale, nel senso che quello che abbiamo detto per circa un anno e che purtroppo si è rivelato assolutamente vero, e diventa l'argomento e il pretesto perché all'interno del partito ce la si prenda con chi ha avuto ragione sostanzialmente. Quindi adesso siamo in una fase singolare e per certi versi curiosa. Noi abbiamo sostenuto per un anno quanto fosse sbagliato il patto del Nazareno, quanto fosse sbagliata la posizione politica del nostro partito, che era quella di non svolgere il ruolo di opposizione al governo Renzi, quanto fosse sbagliato non entrare nel merito delle riforme, quindi sostenere le nostre tesi anche nella partecipazione al percorso delle riforme, e quanto fosse soprattutto sbagliato, errore direi di grammatica politica, sostenere quel tipo di legge elettorale così come è stata proposta dal PD che il nostro partito ha accettato. Noi non abbiamo votato insieme a un gruppo di parlamentari di Forza Italia da agosto dell'anno scorso né le riforme né la legge elettorale in modo coerente. Oggi abbiamo avuto ragione, ma mi sembra che questo sia un fatto marginale, come dicevo prima, perché incredibilmente nel nostro partito aver avuto ragione rischia di essere il principale torto.